Annuncio ritardo. Il treno Intercity delle ore 18:15, proveniente da Bari Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Buongiorno pendolari, ho gente qua a Vaigia, a Sonnereo. Nereo Bruseghinda Montebello, 48 anni, operaio specializzato e con cervicola grasso più vene rocchette, con moglie e due tosi a carico, e anche il nonno a carico, sponsorizzato al Coumadin e a Vaca. C'è un cugino a che ogni giorno ciappa il treno per andare a lavorare e tirare 1100 euro al mese. A ogni mattina si cuca circa due orette e mezza in treno tra andare e tornare dal lavoro, ma non importa. Due orette e mezza di calvario e spesso in piedi struccato come un deolone del piede dentro la scarpa di due numeri di manco, che avanza, ma non importa. Mi racconta che si fa delle sniffate di ACL che sanno come la pizza alla cipolla di Tano d'Arsignano, che avanza. E che i treni sono netti come le recce di Ciccio Cerume da Caldogno e che sono puntuali come i rimborsi dello Stato quando che ti deve dare che è in brio, ma non importa. Allora ho fatto una riflessione, ho pensato, ma sarà anche questa colpa della crisi? Magari hanno messo a stecchetta anche i dirigenti delle ferrovie, buonetti, è vero, magari anche loro inciapperanno lo stipendio da fame e fanno quello che possono? Che avanza! Vado su Google e ti catto il signor Moretti Mauro, 61 anni, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, con un stipendio da fame da 850.000 euro all'anno! Che avanza! Che avanza! E che si lamenta come uno che gli cavano il dente del giudizio senza anestesia perché ha sentito che il signor Renzi ha il vuole diminuire lo stipendio? Che avanza! E se lo diminuiscono ha detto che ciappa su e va all'estero. 850.000 euro all'anno, che avanza! 70.000 euro erotti al mese, hai già 2.300 euro in fisca al giorno! Che avanza! Ma non importa, però ci volevo dire una cosa, signor Moretti. Quando che sarà il momento che vai fuori dai ovi che decidi di andare all'estero, a diavolo vivamente ciappare il treno? A un treno regionale pieno zeppo di pendolari, tutti ciucciati, in piedi, e magari ti riconoscono, a magari uno bello grossetto, a che siga alta voce, Moretti inside! Che avanza! A così tengono lì, farti complimenti perché sei simpatico come il sale sui tagli, vero? E così magari ti salutano forse che satai del culo! Che amata! Sassa! Smassa! 850.000 euro! Ma vada da me! Ma non importa! Informa la clientela che il treno in arrivo al binario 15 termina la corsa.